quest'anno comincia la prima edizione dei secondi 50 anni della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, che ha una posizione indiscussa di leadership mondiale, e abbiamo voluto metterci accanto una novità, e cioè di metterla a disposizione tutti i libri del mondo, una libreria del mondo, tutti gli illustratori del mondo, le tantissime mostre che li raccolgono, metterla a disposizione delle famiglie, dei bambini, dei genitori, dei librai, dei professionisti, degli insegnanti, ma metterla anche a disposizione del paese. Con questa settimana non solo Bologna Fiere, ma anche Bologna diventa città del libro per ragazzi, e un incontro che vogliamo ripetere ogni anno per affermare con la valorizzazione di tutti gli autori, di tutti gli illustratori, e poi anche con l'incontro istituzionale e politico, per riaffermare che se c'è una priorità nel nostro paese tra le tante che dobbiamo seguire, quella è quella dell'investimento in educazione, formazione e lettura. Permettere alle famiglie, ai genitori, alle ragazze e ai ragazzi di frequentare la fiera insieme agli operatori è questo segnale di apertura, e anche di voglia di coinvolgere le famiglie e i genitori sull'importanza della lettura per la capacità critica delle nostre bambine e dei nostri bambini, e anche per ribadire che il futuro sarà sempre più sull'istruzione e sull'educazione. Le città più avanti nel mondo, come Bologna, sono le città che continuano a investire nell'istruzione dei loro giovani. Noi come regione siamo presenti anche in alcune attività collaterali nella città, anche con la Giannino Stoppani, che è la libreria storica di Bologna in quanto a letteratura per l'adolescenza e l'infanzia, con cui abbiamo sviluppato e costruito una bella mostra su sport e letteratura dell'infanzia, che ci sarà in questi giorni, e c'è un rapporto consolidato ormai da diversi anni come regione. Noi siamo proprio, come dire, oramai le nonne di tanti bambini che sono cresciuti a Bologna con i nostri libri. Cosa propone la Giannino Stoppani quest'anno nella città di Bologna? La mostra dedicata allo sport, che inaugurerà il Museo Civico Archeologico. Invece nella provincia di Bologna una bellissima mostra dedicata al cibo, con un'illustratrice tedesca che si chiama Larissa Bertonasco. Se ci mettiamo tutti insieme, ci mettiamo a lavorare, ce ne freghiamo della crisi, battiamo tutti. I'm not your man, no, I'm jealous.